56 secondi alla fine di una stagione, siamo ancora in parità. Rimessa laterale Brindisi, ancora non è paletta rossa per la squadra ospite. 56 secondi alla fine del match, 76 Brindisi, 73 Trapani. Parente chiama lo schema, sale Cardinali, servito in questo momento il numero 11, Cardinali si lavora per l'uscita di Muro, Muro riceve, Muro batte Virgilio, lo scarico, Livecchi, piedi sulla linea, Livecchi, l'errore, c'è Cardinali, ultimo tocco di Caprari, l'arbitro assegna la rimessa a Brindisi, 39 secondi alla fine del match, 76-73, 3 punti di vantaggio, Livecchi forse voleva tirare da 3, poi ci ha pensato, piedi sulla linea. Sì, ma Cardinali ha fatto una cosa che non andrà su nessuna statistica, perché non ha preso un rimbalzo, non ha fatto niente, ma è andato lì a mettere le mani su una palla che Brindisi riconquista, che può significare tanto, può non voglio dire cosa può significare, ma avere questa palla Brindisi anziché Trapani a 39 secondi dalla fine in perfetta parità vuol dire fa veramente tutta la differenza del mondo. Non so se Brindisi darà la palla per 24 secondi, se dovesse tirare in fretta potrebbe avere la possibilità di giocare una terza palla. Se invece Brindisi andrà al tiro all'ultimo secondo, sfruttando i 24 secondi, la partita finirà con la palla nelle mani di Trapani. Vediamo quella che sarà la scelta tattica dell'allenatore. 39 secondi alla fine del match, 76 Brindisi, 73 Trapani, solo 3 punti di differenza tra le due squadre. Ricordo il punteggio con cui si era chiusa la partita di andata, 79-76 in favore della Bancanuova. Squadre ancora nelle rispettive panchine, sia coach Tucci che coach Perdichizzi utilizzano la lavagnetta per disegnare il primo la difesa, il secondo gli attacchi. Inquadrato proprio l'allenatore bianco-azzurra, originario di Barcellona, Pozzo di Gotto. Fischia l'arbitro, si torna in campo il Trapani con Caprari, Stiepovic, Antrops, Grappasonni e Virgilio. Brindisi con Cardinali, Parente, Muro, Livecchi e Feliciangeli. Giancarlo, che finale. Vorrei tanto essere stato lì ad ascoltare il tamaio di Perdichizzi, sarei curioso di sapere chi è il predestinato di quest'ultima palla. Io la giocherei fra Muro e Feliciangeli, vediamo cosa succede. Muro la rimessa dal fondo, Cardinali riceve il palleggio, ancora Cardinali, faccia a faccia Stiepovic su Parente. 31 secondi. Muro voleva il blocco, Muro voleva il blocco di Feliciangeli, lo fanno su questo lato. Il pallone consegnato. Muro, 9 secondi a scadere 24, Muro, ancora Muro. 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 Prova da 3 punti. Realizza! Muro, Muro, Muro! Mamma! Bisogna far fallo! Brindisi può far fallo, è a più 3, Brindisi può far fallo, attenzione! E Parente, non c'è bisogno che glielo dice nessuno. Checco, l'avevamo detto, fra Muro e Feliciangeli, fra Muro e Feliciangeli, ed è uscita dalla tripa di Muro. Ma chi l'ha mandato? Ma chi l'ha mandato Muro? Time out chiesto da coach Tucci, 12 secondi alla fine del match, 79 prefabbricati pugliesi Brindisi, 73 Bancanuova Trapani. Un time out che vale una stagione, due tiri liberi che valgono una stagione, ma staremo a vedere come terminerà questo match in favore dell'una o dell'altra squadra. In palio c'è la Lega 2, davvero tanta gente, c'è caldo in questo palazzetto. Alta la tensione, la pressione, ma soprattutto la temperatura. Sì, Giancarlo, sì, una palla, sì, che pesa, che scotta. Scotta, pesa per tutti, ma per Muro no. Per Muro non pesa mai. Lo sappiamo, l'abbiamo visto. Abbiamo visto quello che ha fatto contro il Latina. Abbiamo visto i canestri determinanti che ha fatto a Trapani per far sì che Trapani non andasse via. E questa palla lui l'ha voluta, l'ha cercata, voleva tirare solo lui. E l'abbiamo detto all'inizio di telecronaca. L'accoppiamento di Feliciangeli su Muro, secondo me non paga, perché Muro vede il canestro, scusami, l'accoppiamento di Virgilio su Muro. Muro contro Virgilio, vede il canestro, può tirare in qualsiasi situazione. Poi sono fatti suoi se segna o se sbaglia, ma non può certo Virgilio impedirgli un tiro. Intanto dall'altra parte Perdichizzi mette in campo Prelazzi nel caso in cui Trapani volesse tirare l'ultimo, il secondo tiro libero per sbagliarlo e andare al rimbalzo. Giancarlo, nel caso in cui dovesse realizzare o sbagliare Virgilio, secondo te 12 secondi, ci sarà subito il fallo ovviamente sulla rimessa? Sì, sì, sicuramente loro, io credo che proverà a segnare tutti e due perché hanno il tempo per fare un'altra azione. Vediamo cosa fa col primo che è determinante. In questo momento Brindisi ha 2 punti a difendere, io credo che Virgilio segnerà e poi Brindisi farà la rimessa nelle mani di Muro e lì ci sarà il fallo, quindi sarà ancora Muro a determinare le sorti di Brindisi. L'errore, l'errore, conquista Feliciangeli, apertura di Livecchi, subito il fallo di Antrops, 10 secondi, ne sono trascorsi solo 2, 10 secondi alla fine del match, 79.
Brindisi, 74 Trapani, ancora un cambio, fuori Prelazzi, dentro Cardinali. Serve la difesa, serve la spinta. Adesso se Feliciangeli li segna tutti e due, Brindisi deve difendere senza fare falli. Se Feliciangeli ne segna solo uno, Brindisi può fare fallo, perché a quel punto deve difendere il differenziale, che sarebbe solo di un punto. Bisogna vedere cosa fa Feliciangeli in questi tiri liberi e avere grandissima prontezza. 2 su 2 niente fallo, 1 su 2 fallo. Palla consegnata. È corto il primo. 79 Brindisi, 74 Trapani. Può fare anche 0 su 2, a quel punto bisogna difendere. Secondo tiro libero. È corto. 9 secondi. Virgilio, 7 secondi. Virgilio in palleggio. Parete, ruba palla! Sì! Lega 2, dopo diversi anni, ce la fa, Brindisi, torna nel basket che conta! Ed è finita come doveva finire, con l'uomo simbolo di questi 2 anni di Brindisi, che ha strappato la palla da quelle mani, ed è giusto che finisca così,